da questo non studio, da late show incredibile, il vostro Sus vi dà il benvenuto nella terza puntata incredibile dell'anti-show. Pazzesco, Jesus! Come state osservando bene, ragazzi miei, avete visto che abbiamo preso in prestito, rubato, ho detto preso in prestito, cameraman, le piantine che il cameraman usa per metterle nel nostro stage, che non è ancora così, ma un giorno lo sarà, incredibile, di questa puntata pazzesca e assurda dell'anti-show, che dopo mesi, per colpa di questo cameraman cattivo, ritorna più carico che mai. E adesso è il momento di far entrare Sua Maestà incredibile per iniziare questa puntata dell'anti-show. Vi presento niente po' di meno che Sua Maestà, Scheletro incredibile. Ed eccoci qua, incredibile, vero Sus? Mamma mia, Sua Maestà, sto girando anch'io dell'emozione in una nuova puntata dell'anti-show. Incredibile episodio 3, pazzesco e assurdo. Come vedete, ragazzi, abbiamo iniziato a rubare anche qualche catchphrase del cameraman incredibile, che gli piace dire assurdo e altre frasi incredibili. E il vostro scheletro incredibile l'ha presa in prestito, rubata. Sus, il cameraman ci accusa di rubare le cose, ma non è vero, vero Sus? E infatti tutto è di nostra proprietà, in caso il cameraman che dovrebbe ringraziarci, incredibile. Ragazzi, sono passati solamente mesi, mesi e mesi dalla seconda puntata dell'anti-show incredibile, che è andata molto bene, incredibile. E adesso, pazzesco e incredibile, inizierà una nuova puntata pazzesca e assurda dell'anti-show incredibile, dove parleremo di una tematica che piace molto a Sus. Dai, per certi versi, sì. Con questa frase un po' Sus di Sus, l'argomento di questa puntata incredibile sarà il tema delle mascotte incredibili. E quale sarà il menù di questa puntata incredibile? Vai, Sus! Allora, oggi Sua Maestà mi fa parlare molto, non so per quale motivo. Comunque, faremo una intro molto Sus, che farà Sua Maestà perché è lei che fa queste cose Sus incredibili. Poi dovremmo parlare per forza di un argomento che il cameraman ci ha costretto a dire: ehi, avevate promesso che ne parlavate. E ragazzi, sentite, il cameraman ci ordina di fare questa cosa, anche se noi la volevamo skippare, però parleremo anche del genere mascot horror game, che giustamente tutto mascotte, che fai, te ne privi, e no, che non te ne privi. Ma poi Sua Maestà continui lei. Poi, incredibile, Udinò ci farà vedere le mascotte più famose, perché ragazzi miei, le mascotte super famose possiedono la magia di diventare famose. E infatti Udinò ci farà vedere alcuni esempi incredibili, sperando che non faccia disastri. E poi c'è Krauski incredibile che ci farà vedere come creare dal nulla con l'arte e il godo una mascotte personalizzata. E poi torneranno i commenti incredibili e le review pazzesche assurdo, l'intervista con un ospite assurdo che non abbiamo mai incontrato. Beh, Sus, l'ultima volta ti era andato bene con quella robottina incredibile. Io sto ancora aspettando il tuo ritorno, come ti chiamavi, non me lo ricordo più, ma il mio cuore è ancora per te. Forse ho fatto un errore a tirar fuori quel commento. E quindi direi sigla incredibile, partiamo. Con questa immagine incredibile di creature mistiche, un po' Godovers, un po' nonne, iniziamo a parlare del tema delle mascotte incredibili. Vai, Sus! Partiamo come al solito, come direbbe Sua Maestà, che ansia però queste cose così che mi guardano, dalla definizione di che cos'è una mascotte. Con mascotte intendiamo un animale e un oggetto, una creatura del Godovers e nonne. La loro immagine può essere usata per rappresentare un'identità. Diciamo che può essere un prodotto, una scuola, come ad esempio i college americani incredibili, e cose sportive, gli Olimpiadi, e me le stavo a scordare, incredibili, oppure un marchio in generale. Ecco, facciamo un applauso a Sus per essere stato rapido e indolore su una tematica così importante. Meno male che Sua Maestà mi fai complimenti, però adesso parli lei per favore. Quindi questo diciamo che è la definizione in piccolo di che cos'è una mascotte. E infatti qui abbiamo alcuni esempi incredibili, ne riparlerò tra poco incredibili di questo argomento delle mascotte sportive, però come potete vedere in questo caso queste dovrebbero essere delle squadre della NFL americane incredibili, ci sono un sacco di animali, vedete, c'è un orso, una tigre, quello che sembra un cane, un toro e un tizio con la barba, insomma creature mistiche incredibili. In questo caso però ovviamente sono esseri umani di questo pianeta con un costumino Sus che fanno cose incredibili, quindi ricollegandoci a Sus incredibile, questa identità può essere appunto un costume, una robetta 2D, un pupazzo incredibile, insomma è l'argomento
veramente molto interessanti. Infatti la storia delle mascotte è molto incredibile. Infatti furono proprio le organizzazioni sportive incredibili a usare gli animali come mascotte per portare intrattenimento incredibile e energia nel pubblico incredibile proprio tramite queste creature stravaganti. Quindi, come vi dicevo poco fa, la tematica sportiva ha, diciamo, portato a un audience maggiore l'idea di una mascotte. E infatti il vostro Sus ci collega ai discorsi di Sua Maestà incredibile. Le mascotte all'inizio non erano così tridimensionali, potremmo dire, ma erano soprattutto bidimensionali. Infatti erano soprattutto sketch, disegnini incredibili. Solamente a partire dall'arrivo della tecnologia incredibile, che nel Godoverse è arrivata molto prima incredibile, hanno cominciato a dire: però sapete che vi dico, ma perché non cominciamo a rendere tridimensionali le mascotte invece di farle bidimensionali incredibili e usarle anche a scopi pubblicitari incredibili? E da lì, ragazzi, si è aperto un mondo, come vi accennava Sua Maestà, incredibile, e si è arrivati addirittura ad indossare i costumi di mascotte nate in maniera bidimensionale. Quindi, come vi diceva Sus poco fa, la tematica sportiva acchiappa l'idea delle mascotte incredibili, perché infatti poi, quando hanno cominciato a pensare di fare costumi incredibili, soprattutto di animali, questo ricordatevelo per quanto riguarda la tematica sportiva degli americani incredibili, sia nei college che nelle partite ufficiali incredibili, gli animali sono molto quotati, anche creature strane tipo draghi, però vengono usati soprattutto questi costumi spicy e la gente impazzisce incredibile. Però non solamente animali incredibili, questa cosa vale anche ad esempio per gli scopi pubblicitari di un prodotto incredibile oppure di un'azienda famosa, come ad esempio vai su un esempio di un'azienda famosissima può essere anche la Disney incredibili, che ha come simbolo Topolino è una mascotte pazzesca e assurda, ma anche Paperino e tutti quei personaggi stravaganti un po' Godovers, però diciamo incredibili, così che sono diventati famosi in una pop culture, sentito come acculturato Sus, e quindi arrivate a un'audience pazzesca e assurda. Però Sua Maestà vuole dire questa cosa, lo dica Sua Maestà, lo dica. Però tornando per un istante all'idea dei college americani incredibili, dobbiamo fare la battuta incredibile di una mascotte che è diventata famosa e poi è stata trasportata anche in altri programmi incredibili, e abbiamo una diapositiva incredibile. Ed eccolo qua il nostro amico Big Red. Vi ricorda qualcuno incredibile? E noi ci ricorda qualcuno incredibile. Giusto, come si chiama? Non lo so, magari è imparentato con quell'altra creatura rossa e Sus, magari sono cugini, sono parenti lontani, non lo so. Però così su due piedi somiglia un po' al Gabibbo. Però non lo sappiamo, insomma, poi ripeto, può essere una parentela lontana incredibile. E ovviamente la tematica sportiva arriva appunto anche all'idea delle Olimpiadi, ragazzi. Avete visto che nelle Olimpiadi incredibili ci sono sempre un sacco di mascottine simpatiche al quale il pubblico si può affezionare incredibile. Alcune hanno avuto più successo e altre hanno avuto poco successo incredibile. Però questo era per farvi una infarinatura generale incredibile dell'importanza del concetto di mascotte, di questa cosa che tu puoi prendere e schiaffare da qualche parte incredibile e potrebbe portare un sacco di soldini e entrate economiche che ci servirebbero anche a noi, a un marchio incredibile, a un'azienda, a un college, insomma cose incredibili. Questo vale ovviamente oltre ai soldini anche per il pubblico incredibile, e tutti quanti sono felici, vero Sus? E sì, sono felici se fanno delle mascotte belle, se sono brutte sono tutti tristi. Ecco, bene, adesso noi tecnicamente volevamo passare a un altro argomento incredibile, ma il cameraman ci ha costretti a parlare di quest'altro argomento incredibile, quindi taglio incredibile e vi parliamo brevemente dell'importanza del mascot horror gaming. Ed eccoci qui, guardate che gruppo di soggettoni Sus, incredibili. Per carità, ci sta pure qualche mega gnagna. Sus è la puntata una che fa paura, incredibile in tutti i sensi. Sus, calmo, dobbiamo accennarvi di questo argomento incredibile. Questa immagine rappresentativa è una piccola descrizione di che cosa sono le mascotte a livello dei videogiochi incredibili. Nello specifico, il mascot horror gaming. Riconoscerete alcune creature che anche il cameraman ha portato con i suoi gameplay incredibili. Abbiamo Huggy Wuggy da Poppy Playtime, l'orso di FNAF, questo schifo che era di un gioco che si chiamava 1, 2, 3 qualche cosa, Sus, te lo ricordi? 1, 2, 3 stella? No, scherzo, era 1, 2, 3 Slaughter qualche cosa. La scimmietta di Dark Deception, questo è di Garden of Bambam, la vedete la cultura videoludica del vostro schermo incredibile, questo è Bendy, e poi c'è un trenino con questa faccia veramente Sus, e poi le waifu che piacciono a Sus, vero Sus? Mamma mia, sono messa, lecco tutto. Quindi ragazzi, che cosa è il mascot horror gaming? Il mascot horror gaming incredibile è una sottocategoria, potremmo dire, del genere horror incredibile, che unisce appunto l'ideologia delle mascotte che vi abbiamo accennato poco fa nell'ambito dei videogiochi, con una spolveratina spicy di horror incredibile. Nello specifico noi potremmo dire che questo genere è nato proprio con questo signorino qui. Che periodo storico era, Sus?
Allora, se la mente del vostro Zeus non si sbaglia, siamo intorno al 2010 circa, che ci stava Slenderman, che però qui non c'è, perché a quanto pare, secondo fonti attendibili, cioè le wiki Zeus, la categoria del mascot horror game si evolve addirittura dalla categoria che c'era prima delle creepypasta, nello specifico i creepypasta games. Ve li ricordate? Lo Slenderman e altre creature Zeus? Ecco, quelli non sono a quanto pare mascot horror gaming. Quindi c'è un collegamento, ma non è canon. Ecco, diciamo questa cosa Zeus. E giustamente vi state chiedendo, ma quali sono le caratteristiche che distinguono un gioco di questa categoria con un gioco, che ne so, horror random incredibile? Abbiamo fatto un piccolo elenco per voi, ragazzi. Prima regola incredibile: come potete vedere dalla foto, devono essere creature stravaganti e particolari, e secondo alcune wiki questa cosa è proprio sottolineata 350 volte. Si punta molto al fatto che in molti di questi giochi non è mai una creatura singola, ma sono sempre un gruppo di mascotte con caratteristiche uniche, incredibili, colorate, pazzesche e assurde, che devono avere il potere di attirare un pubblico giovane fin dalla prima immagine, un po' come il vostro scheletro incredibile che attrae signorine attraenti come Zeus. Esatto, e questa diciamo che è una prima regola molto Zeus. Andiamo avanti con la seconda regola incredibile. Quasi sempre l'antagonista è sempre il personaggio icona del gioco. Vi facciamo un esempio: prendiamo FNAF, anche se non l'abbiamo giocati tutti. FNAF, ci sono un sacco di animatronics godoversusi, quindi rispettiamo la prima regola, perché sono un gruppo e attrae un pubblico Zeus. Però, seconda regola, l'antagonista principale deve essere sempre il leader, se vogliamo, di questo gruppo. E infatti in questo caso l'orso è, a quanto pare, è una delle creature più Zeus di tutti gli animatronics incredibili, un po' come le scimmiette in Dark Deception e Huggy Wuggy un po' più Playtime. Vedete, c'è un po' di coerenza in queste regole incredibili. Terza regola, se così possiamo dire: il protagonista tende a non avere caratteristiche spicy, tende a essere appunto come un foglio de carta, così che tu ti ci puoi medesimare e poi diciamo immergersi meglio nell'atmosfera horror di queste creature Zeus. Quarto punto incredibile: se guardate bene in immagine, che useremo appunto come esempio per tutti i punti, lo stile delle creature è sempre molto cartoon, dettagliato ma fino a un certo punto. Guardate Huggy Wuggy com'è colorato ma creepy allo stesso tempo, oppure questo schifo, oppure questo pomodoro pixelloso. Quindi stile semplice, colorato, ma che riesce a essere horror ai tempi giusti. Punto numero 5: si fa sempre riferimento al tema dei giocattoli, nello specifico giocattoli che sono andati di moda a un audience incredibile fra gli anni 80 e gli anni 2000, questo sempre secondo alcune wiki che abbiamo cercato. E infatti è vero, perché molti di questi cosi sono giocattoli incredibili, alcune sono delle waifu, però alcuni sono molti giocattoli incredibili, quindi ci deve essere questa pop culture dei giocattoli incredibili. Punto numero 6: gli umani, attenzione, tendono ad essere i veri mostri della storia incredibile. Vi facciamo un esempio su in Poppy Playtime. Voi direste: mamma mia, Huggy Wuggy, palese, lui è il vero villain. E poi si scopre che però lui è un esperimento, e quindi è colpa degli umani cattivi che hanno fatto esperimenti su Huggy Wuggy. Huggy Wuggy sarebbe un bravo ragazzone, vero Zeus? Beh sì, bravo ragazzone fino a un certo punto, ci sarà mangiato 100.000 persone. Però diciamo che gli umani tendono ad essere i veri villain di queste storie incredibili, e la morale è che gli esperimenti sono povere creature costrette a essere malvagie, diciamo. Ecco, punto numero 7: ci deve essere della lore nascosta, e che soprattutto si espande mano a mano dei capitoli della storia che escono. Nello specifico facciamo l'esempio di FNAF e Poppy Playtime, quindi che ne so, capitolo 1, ci sono un sacco di lore nascosta nei fogliettini, nelle scritte sui muri, segreti incredibili, che poi nel capitolo 2 aumentano, e poi ricalano, e poi aumentano, e poi scoprono cose su. Insomma ragazzi, con questo gioco di camera ve lo volevo far capire. Punto numero 8: i jumpscare. Perché ci devono essere i jumpscare pazzeschi e assurdi nel mascot horror gaming, altrimenti non è un mascot horror gaming. Ci devono essere quei momenti inaspettati dove non si vede niente e wow, una cosa vi attacca incredibile. Punto numero 9: ci deve essere una fanbase sempre attiva di un pubblico, in questo caso giovane, nel caso del mascot horror gaming, che è sempre attiva, fa fanart incredibili, va in deep nella lore incredibile e tiene un gioco vivo anche col passare del tempo. E poi il decimo punto e ultimo lo dice Zeus. Questa cosa ci ha fatto molto ridere. Tutti quanti, gira che te ne gira, vanno a citare FNAF, perché come vi avevo detto all'inizio, FNAF è considerato il capostipite del mascot horror gaming. Quindi gira che te ne gira, tutti sono andati a vedere come è fatto FNAF in maniera incredibile. Oh ragazzi, questa è stata un'introduzione molto più lunga del previsto. Siamo già quasi a 20 minuti di video e abbiamo iniziato solamente questa puntata dell'antishow incredibile. Questa però è colpa del camera. Noi avremmo voluto skippare questa parte incredibile, ma lui ci ha costretto a dirla incredibile. Quindi taglio incredibile, passiamo la linea Udinò
e noi ci andiamo a riprendere con un bel goccetto d'acqua e poi torniamo con dei revion incredibili. Quindi taglio incredibile e linea Udino. Il nostro Udino è tornato, incredibile, e adesso vedremo insieme quali sono le 21 most famous brand mascot. Incredibile, perché tu vuoi capire, diventare famosi vuol dire avere poteri magici, e quindi oggi mi sono mascot famosi. A che posto che non vorrebbe diventare famoso? Tutti verranno a vedere gli spettacoli di Udino. Incredibile, al primo posto, secondo questo sito, c'è l'omino della Michelin del 1894. Al secondo posto c'è Mr. Peanuts, che è una nocciolina che non conosco, non ho mai mangiato il burro di arachidi. È famosa negli Stati Uniti, dicono dalla regia. Al terzo posto una mucca rossa, ma non sono famosi questo mascotte, questo di no, non ne conosce manco una, a parte Topolino. Come fa Topolino ad essere al quarto posto, che è tipo super famoso, incredibile? Secondo questo sito, la mucca è il più famoso di Topolino. Questo di noi non è il massimo esperto di marketing, ma non è convinto di questa cosa. Al quinto posto c'è Johnny Green Giant, che il posto di noi non conosce, forse ha a che fare col giardinaggio. E poi c'è l'omino del Monopoli al 17 posto. Settimo posto c'è il tizio dei cereali, Tony the Tiger, e all'ottavo posto c'è Cool Man, che dovrebbe essere la mascotte di una bevanda. Però secondo il vostro dito questo sito è un po' sus, perché Topolino dovrebbe stare al primo posto. Al nono posto c'è Cornflakes, il gallo sus, e al decimo posto c'è Mastrolino. Ma col Mastrolino è famosissimo, al decimo posto 1958, lui sì che è un vero mago della pulizia. All'undicesimo posto c'è la scimmietta dei cereali, Coco Pops, e al dodicesimo posto c'è Poppin Fresh, che non so che cos'è. Al tredicesimo posto ci sono le Pringles, questo di no, adoro le Pringles, ci sono magiche, sapori incredibili. E poi c'è il Nesquik, ti fa girare tutto il coniglietto di cioccolato buono. E qui c'è un colpo di scena magico. C'è il decimo Mario al quindicesimo posto, ma com'è possibile questa cosa? Al sedicesimo c'è Captain Morgan, non lo conosco questo Captain Morgan. E il diciassettesimo posto c'è il Pardo delle Cheetos, che sono patatine piccanti buone. Il posto di no non ce ne intende di marketing, ma secondo il posto di no, Super Mario e Topolino dovrebbero stare ai primi posti perché sono magici. Diciottesimo posto c'è Mr. Muscolo, incredibile. Diciannovesimo posto sono le M&M's, assurdo. Ventesimo posto il KFC, e al ventunesimo un Geco Sus, che non so che cosa sia, forse di qualche telefono, che dice qua, non lo capisco. Il posto di no non è bravissimo in inglese. Comunque il posto di no ci ha rubato troppo tempo, abbiamo visto le mascotte con il potere di diventare mammocci e diventare famosi come il posto di no un giorno. Quindi Poggio di No vi saluta al prossimo trucco di magia e non Poggio di No scappa. Ragazzi belli, siamo arrivati al momento degli revion incredibili. Prima di tutto però ringraziamo Udino, che è stato molto bravo e magico nel farci vedere le mascotte, secondo questo sito sus, più famose di questo universo pazzesco e assurdo, vero sua maestà? Sì, è un po' scandaloso che Topolino e Super Mario non sono fra i primi posti. Adesso, con questa nuova puntata di Revion pazzesche e assurde, vedremo qualcosa di incredibile, perché come potete immaginare da questo schermo incredibile stiamo per vedere alcune pubblicità giapponesi, perché sapete che i nostri amici giappi incredibili sono fissati con creare mascotte dal nulla, che ne so, prendono una barretta di cioccolato e ci creano un uomo barretta di cioccolato, vero sus? Sì, sono molto
molto fantasiosi. Jesus. Quindi adesso vedremo alcune revisioni di alcune pubblicità moderne, così e così, e un po' più antiche, e vedremo quanto i giapponesi riusciranno a prendere la tematica delle mascotte e portarla verso un universo lontano, lontano, forse più simile al Godoverse di quello che può sembrare. Sus, sei pronto? Vai da dove sta, vai cameraman. Ok, partiamo già bene, fit. Ok, c'è una specie di strano peluche, Sus. Ok. Pitta pitta. E no, ragazzi, non sappiamo che hanno detto, però non è normale, vero Sus? No, che non è normale. Ecco, io starei attento se fossi questa bambina, Sus, però. Ciocco. Vabbè, ma questo è incredibile, Sus. Sì, però è inquietante, sua maestà. Beh, sì, è vero, è abbastanza inquietante. Cioè, immaginatevi qualcuno che in un parco si mette a ballare così con una bambina. Io avrei paura. Incredibile. Vabbè, questo è facile, è qualcosa per pulire i bagni, incredibile. Una schiuma, Sus, incredibile. Guarda com'è contento. Sua maestà, ho paura. No, vabbè, tranquillo, questo dovrebbe essere tranquilla, Sus. Questo è anche un po' in stile anime, circa, incredibile. Vabbè, questi sono dei pantaloni, Sus. Ecco una mascotte, Sus. Un orsetto rosa, Sus. Ok, questo è un panino, Sus. Vedete, c'è la versione giorno e notte, assurdo. Come vedete, le pubblicità giapponesi di questo periodo, ragazzi, sono molto anime focus, come vedete. Giustamente, questo è come quell'anime di calcio che segue Sus. E come no? Ok, queste diciamo sono le pubblicità un po' più attuali. Andiamo in qualcosa di qualche anno fa. Ok, tizio che canta, Sus. Comunque, vedete, sempre molto anime style. Questo è un gioco, Sus. Star Ocean. Vabbè, ok, Star Ocean Online, vabbè. Vedete i mascotte incredibili? Questi sono dei pulcini gialli. Ah, quindi sono mascotte per luce e gas. Ok, questa è una tipa che sta dando dei pugni a un Pungiball. Ed è apparsa un'altra mascotte coniglio. Vedete, ragazzi, sono ovunque. Sus, tutto bene? Insomma, mi sta andando in trip il cervello. Sono ovunque le mascotte. Guardate pure questo. Questo è un omino paracadute. E qui c'è Sus, calmo. Mamma mia, insomma, lecco tutto. Sus, calmo. Qui c'è una wife. Ed è andata in paradiso, è morta. Scusate, ma ha fatto un uovo nel ramen. Sus, insomma, mamma mia, lecco lo schermo. Sus, calmo. Però basta, insomma, dobbiamo andare avanti con lo show. Basta vedere queste cose, Sus. Ultime clipette e poi basta. Dai, Sus, guardiamoli insieme. Ok. È diventato un Power Ranger. Ah, è una pubblicità di shampoo con una mascotte stranissima. Va bene. Ok, stanno pubblicizzando uno snack. Ragazzi, non sappiamo come commentarle. Ci sta andando in loop il cervello. Ok, un'altra zuppetta. Ok, c'è un tizio che non è soddisfatto dalla vita e si mette a ballare. E c'è una mascotte ipodon. Basta, cambiami, stacca, basta. Ragazzi, siamo speechless. È stato più traumatizzante del previsto vedere queste pubblicità giapponesi incredibili, perché sono assurde, circa. Sus, che ne pensi? Insomma, sono mezzo orni, mezzo confuso. Quindi io direi di prenderci un bel caffè. Linea Kraus, che noi ci vediamo tra poco, se siamo ancora in salute mentale. Ecco, taglio incredibile. Linea Krauski, e ci vediamo tra poco. Sì, tutto va bene. Ecco, sono il vostro Krauski e tornato carico e incredibile per parlare di arte. E questo video è pazzesco e assurdo. Oggi vedremo un sito che permette di creare e generare con gli AI della mascotte, partendo una descrizione che il vostro Gran Krauski scriverà in diretta adesso. È incredibile. Facciamo un esempio standard. Metti che vogliamo creare una mascotte per la pubblicità dei biscotti. Un cioccolato, insomma, piace a noi. Adesso scriviamo un qualcosa di interessante. Ecco le parole che useremo per creare la nostra mascotte dei biscotti. Il vostro Krauski ha scritto mascotte, biscotti, rotonda, maglietta, rossa e ballerina. Vedremo adesso che cosa creerà questo sito incredibile sulla AI. Sta generando la nostra creatura che useremo per pubblicizzare dei biscotti al cioccolato.
molto buoni, incredibile. Allora, i risultati sono abbastanza intriganti. Attenzione, potremmo avere delle opere d'arte incredibili. Partiamo da questa immagine incredibile. In questa immagine c'è un uomo con la testa di un biscotto, quindi tutto esatto, incredibile. Non è proprio una mascotte, cosa che Kevski dice, applausi incredibili, però è interessante. C'è un po' di cioccolato in questi biscotti e assomiglia a un orso incredibile. Posso anche Kevski qui alza le mani perché avete visto che qui un uomo incredibile sta indossando una maglietta proprio con una mascotte fatta esattamente come il vostro Kevski la voleva. Cioè, questo è un biscotto, questo è un vero capolavoro incredibile. Questo sito non ha prodotto opere internazionali, tradizionali di arte, però il vostro Kevski vuole riprovare usando mascotte, bevanda verde, occhiali, gambe e felice. Vediamo se esce fuori un'opera internazionale pazzesca e vediamo un po' che cosa succede. Il risultato è un qualcosa di veramente aberrante, era molto meglio biscotti e cioccolato di prima. Qui abbiamo una bicchiere con ti guarda con questo sguardo veramente inquietante, incredibile. Si è azzeccato il verde ma non vedo occhiali, gambe. Questa qui è un po' sussa. Qui abbiamo un trittico di bicchieri un po' così, ti guarda. Insomma, questo è Kevski, non è pienamente soddisfatto da queste opere internazionali incredibili. I biscotti sono stati molto più soddisfacenti di queste bevande verdi, ma torneremo sicuramente a parlare di questo argomento. Un bel Kevski vi saluta e ci vediamo prossimamente sull'arte, arte, arte. Assurdo! Ringraziamo Krauski come al solito per averci fatto vedere come con la tecnologia si possono creare delle mostruosità incredibili. Su sta ragione, si possono creare un sacco di cose incredibili, ma anche sus non bellissime. E adesso ragazzi, sus, sai che momento è? È il momento dei commenti sus in segreto. Eccoci qua, incredibile sus, sei pronto? Mamma mia, su, sta, iniziamo. Allora, ovviamente il vostro scritto incredibile ha usato come parola mascotte perché è il tema della puntata incredibile. Donna di 22 anni, un annuncio di lavoro per fare la mascotte che deve esperienza pregressa, ma che esperienza deve avere per indossare un costume e salutare. Sus, che ne pensi di questa polemica incredibile? Beh, diciamo che non so se questa tizia voleva lavorare a Disneyland o posti sus, che lì ci sono quei tizi vestiti da mascotte tipo Topolino, Paperino, eccetera. Però diciamo che questa signorina è un po' arrabbiata perché chiedeva esperienza nell'uso dei costumi da mascotte. Il vostro sus è compassionevole e quindi dice povera ragazza, ecco. Un commento di sus molto intrigante e incredibile. Vabbè, diciamo che basta chiedere esperienze incredibili a delle giovani ragazze che vogliono usare i costumi sus. Andiamo al prossimo commento. Donna di 18 anni, da quando hanno rovinato in segreto sono aumentati i maniaci. Attenzione sus, la mascotte di in segreto continua a reclutare malati nella sua ciurma. Sus, che ne pensi di questo assurdo commento incredibile? Non lo so questa tizia di 18 anni che il sito di in segreto usa, cioè noi lo usiamo da un po' e non abbiamo mai visto maniaci sus. Cioè alla fine vedrete che lei è la maniaca incredibile. Ecco, questo è un giusto osservazione sus, quelli che di solito si lamentano di cose incredibili sono i primi a farlo incredibile. Quindi ragazza di 18 anni stai attento incredibile, il posto scheletro ti osserva. Uomo di 20 anni, dove mi alleno c'è un duo divertente, due tizi che chiameremo D e C. D è il golden boy della palestra, giovane perfetto intraprendente con un fisico da paura. Sus, attenzione, qui ci sono parole forti. C è la mascotte del posto, ammiratore numero uno di D, infatti tenta di assomigliare a lui in tutto e per tutto. D è più grande di me, quindi ok, ma quando C avrà passato i 18, menage à trois. Sus, sono speechless. Sinceramente questo sembra un riassunto di una puntata di Beautiful più o meno, però sinceramente quella frase finale del menage à trois, come dire, lascia sus speechless. È un po' sus questo commento. In segreto, attenzione, questo è assurdo. C'è questa specie di fatina sus. Una persona di in segreto ha chiamato questa fata Salvo. Adesso è come se fosse la mia mascotte porta fortuna. Ragazzi, questa creatura raccapricciante uscita dall'inferno più lontano del Godoers è strana. Sus, che ne pensi di questo piccolo mostro? Ragazzi, il vostro sus sarà incisivo e breve come al solito, ma io dico, ma tra tutti
tutte le belle fatine che ci sono, ma proprio sto coso dove la mettere incredibile? Su, sta ragione, ma è una bella fatina, una bella gnagna incredibile. No, abbiamo messo questa specie di coso strano. Il vostro scritto non è d'accordo. No. Andiamo avanti. Uomo di 23 anni, la mascotte del Lunch Bar, attenzione, dove lavoro è un mastino inglese, che più che un cane è una balena spiaggiata. Si chiama letteralmente Amore. È un super doggo di 141 kg. La nostra super patata. Sus, che ne pensi di questo cane incredibile? Intanto diciamo che questo super doggo sarà un cagnolone molto sus e sicuramente più bello di quella fatina di poco fa, che mamma mia, brutto. Quella fatina di poco fa, ragazzi, ha traumatizzato gli occhi del vostro sus. Quindi 100.000 volte meglio un super doggo doggoso. Beh sì, sus ha ragione. È meglio un super cagnolone incredibile di quella specie di fatina sus che vola e mette paura ai bambini. Non va bene, ragazzi. Questo commento, ragazzi, ve lo dobbiamo far leggere, ci ha fatto abbastanza ridere. Ragazzo di 18 anni, io trovo che la mascotte di Fin Domestic sia inquietante. Se il vostro scheletro ricorda bene, credo intenda quella mascotte che assomiglia a Sus, ma è più brutta di Sus, vero Sus? Ah, ho capito, insomma, sta si riferisce a quella specie di coso verde con le braccia e le gambe che è tipo un cespuglio incredibile. Ragazzi, adesso voi conoscete la bellezza del vostro Sus. Volete mettere quanto il vostro Sus sia più affascinante di quel coso verde strano? Questo ragazzo di 18 anni ha ragione. No, scusa, di 16 anni. Ecco, allora, bravo ragazzo. Il Sus si triggerà subito, ragazzi, quando paragonate la bellezza di Sus a un cespuglio non attraente. Ultimo commentino. Donna di 21 anni, vivo a Napoli e per sponsorizzare una pizzeria hanno inventato una mascotte di nome Uomo Pizza. E fino qua, ragazzi, tutto è normale. In poche parole, è un uomo mascherato con un cartone della pizzeria e ha due taglia pizza come armi, come nei fumetti. Ieri sera c'è stato del vandalismo da parte di una baby gang. Io stavo lavorando e dalla vetrina ho visto l'uomo pizza metterli a terra uno per uno. Napoli al sicuro. Io! Ma è assurdo! Ma è un supereroe incredibile, altro che Batman, Superman. Il vero supereroe è l'uomo pizza napoletano. Mamma mia, ragazzi, abbiamo finito con un commento assurdo. Sus, che ne pensi? Ragazzi, ma bisogna fare una statua in onore dell'uomo pizza napoletano. Cioè, assurdo, ragazzi. Ragazzi, dopo un momento di commenti così incredibili, pazzeschi e assurdi, è il momento dell'intervista con l'ospite segreto che il vostro scritto e Sus non l'hanno mai visto, vero Sus? Eh no, ragazzi, oggi sorpresa incredibile, ha conosciuto il cameraman. Cameraman, com'è l'ospite? È incredibile. Ragazzi, avete sentito, il cameraman è molto ottimista. Attenzione, cameraman, un'invasione nello stage. Ma il nonno è il King, assurdo! Shmuel, il mio vocalizzolo è arrivato e sentamente ogni tanto nella trasmissione di questi giovanotti smuosi. Furio, questa cosa... Furio, ti prego, non davanti alla telecamera. Dai fastidio mentre mangi. Sei simpatico come al solito. Questa trasmissione sembra interessante. Il nonnino è qui incredibile per dire che sta per iniziare il format del nonnino di Vovò Castoro, e non soltanto il format del nonno, anche il format del King smuoso, vero King? King! Che jumpscare del King, mi ha liscio i baffi. Giovane apprendista, e ha studiato e assimilato il potere del naso verso, ormai è arrivato alla fine, dobbiamo iniziare a scrivere la cultura nasoversica di questo universo. Mamma mia, il nostro King è carico. King, pure tu, non detto che non devi stare davanti alla telecamera. Devi rispettare il King con la sua cultura incredibile. Lo Shepard, non c'è il rispetto del King incredibile. Cameraman, ormai sei stato scelto dal King come suo allievo, quindi vedi di studiare spuma, che qui dobbiamo lavorare. Stringo la mano di approvazione a Shepard. Ragazzi, sto per iniziare il format del King, dove assimileremo insieme, non riesco neanche a stare fermo e mi alliscio di nuovo i baffi, la cultura nasuversica con la lore del nasuverso. Sakura, Madonna, Osaka, mamma mia, prototype Face Night. Il vostro King sta godendo incredibile. Vado a finire di scrivere gli appunti, ci vediamo presto. King. Scusate il problema tecnico, la sua maestà è andata un attimo a recuperare il King e il cavallo Sus, che stanno creando problemi nel backstage. Comunque, nonno, ecco nonno in bocca storo. Nonno, a questo punto racconta pure tu come sarà il tuo format incredibile. Dobbiamo ancora decidere il nome
sus del format, però sarà un format molto vintage, dove parleremo di cose che il vostro nonno sa, perché il vostro nonno ha una cultura da nonno di mamma Castoria. Parlerete di cose vintage, insomma di cose che non si sentono e si vedono tutti i giorni con la cultura del nonno incredibile. Esatto, il cameraman mi aiuterà. Quindi cameraman, vedi lavorare di nonno inutile il nonno di mamma Castoria. Detto questo, buona intervista, il vostro nonnino ha controllato questo ospite su sé. Ragazzi, potremmo aver incontrato un personaggio veramente mistico e incredibile. Ma io mi chiedo, cameraman, che vuoi, sus? Come l'hai trovato questo tizio da intervistare? In realtà mi ha mandato una lettera dove voleva essere intervistato per la puntata delle mascotte. Diciamo che una risposta un po' sus, cameraman, eh? Vabbè, però se il nonno dice che è ok... è molto simpatico. Va bene, allora taglio incredibile, sus. Ci vediamo tra poco con sua maestà se torna incredibile, i costumini e l'intervista incredibile. Ragazzi, siamo arrivati al momento dell'intervista incredibile e guardate che costumi incredibili usiamo in questa intervista, sus. Vi presento il vostro sus nei panni di Domo Kun, una delle più famose mascotte giapponesi. Ed ecco sua maestà, incredibile. Venga sua maestà. E sono Kumamon, incredibile, un'altra super mascotte famosa giapponese. Incredibile, guarda che bella la mia faccetta e c'ho le manine sulle manine. E sus, guardate quanto è carino sus. Damn. Perfetto ragazzi, ora che abbiamo i nostri costumi incredibili, direi far entrare l'ospite di questa intervista pazzesca e assurda. Vai cameraman, fai entrare questo ospite a sorpresa. Sua maestà, abbiamo un problema. Sì, sus, abbiamo un grande problema. Ma cameraman, non ci avevi detto che era così grande questo ospite incredibile? Wow. Cioè è gigantesco. Ma chi sei? Presentati tu, creatura, sus. Sono un po' ingombrante, mi presento. Sono, ecco, cerca di inquadrarlo bene. Sus, è gigantesco questo coso. Quindi ti chiami Eco? Ecco, va bene, ok Eco. Tra l'altro hai scritto che ti chiami Eco. Serve per quando me lo scordo. Sus, che ne pensi di questo ospite sus? Insomma, sta, il più grande problema di questo ospite è che è tipo gigantesco. Cioè è alto come 10 dei vostri sus. Insomma, sta, inizi con le domande che io sono sotto pressione. E se sus è sotto pressione, ragazzi, sono dei cavoli amari incredibili. Comunque tu ti chiami Eco incredibile. Benvenuto in nostro stage incredibile col vostro scheletro pazzesco e assurdo e sus incredibile. Comincia a presentarti, chi sei? Insomma, una domanda standard per iniziare questa intervista incredibile dell'anticipo puntata 3 incredibile. Forza Eco, vai! Woo! È uno studio molto bello. Io sono Eco. Ecco, ho visto i vostri video sul web e ho pensato di venire a partecipare a questo evento incredibile dello show. Mi avrete visto in alcuni programmi televisivi perché sono famoso. Puoi mettere la foto? Grazie cameraman. Come potete vedere, sono stato parte di questo gruppo famoso in questo universo. Nonostante ho origini dal Godoverse come voi. Ecco. Questo spiega molte cose incredibili, ma tra l'altro questo non è tipo il padre sus di Animal Junior. Comunque cose incredibili. Questi sono i Muppets incredibili, creature sus che palesemente vengono dal Godoverse. Hanno avuto un po' successo prima di noi, ma adesso Godoverse farà capire ai Muppets chi comanda. Ecco, però non capiamo noi, cioè tu dove sei in questa foto? Cioè qui ci sono personaggi strani, incredibili. C'è questo tizio che fa le corna a quello, comunque cose incredibili. Però ecco, tu non ci sei, giusto sus? Sì, a meno che Eco ha il dono dell'invisibilità, qui io non lo vedo. Cioè, Eco, spiegati. Eppure è facile capire dove io sia. Io sono quello che fa la foto. Credo ci sia rimasto male per la domanda che gli avete fatto, ragazzi. Siete terribili. Cameraman, non volevamo offendere nessuno. Chi poteva immaginare che Eco era quello che faceva la foto a questo gruppo di personaggi sus? Cameraman, infatti, vedi di stare calmo. E non puoi accusare il vostro scheletro incredibile sus pazzesco e assurdo di accuse incredibili
incredibili e non vere. Quindi sto capra mi stai cagando. È un po' scherzo di prendere a schiaffi con le sue manine incredibili. Comunque, vabbè, dai, come prima domanda, ecco, è interessante. È di poche parole, ecco. Ci aspettiamo un ospite un po' più chiacchierone. E ci è capitato questa creatura, sus, ma è un cane, un gatto? Sus, che cos'è, secondo te? È una creatura del Godverse, sua maestà. Il Godverse è molto variopinto e ci sono creature stravaganti, ecco. Come inizio non è male, ecco. Adesso andiamo un pochino più nel deep della tua carriera, sus. Quindi tu hai partecipato a questo programma che era famoso, ma adesso il Godverse è ancora più famoso. E poi che cosa è successo nella tua carriera, sus? Raccontaci, incredibile, siamo curiosi. È una lunga storia. Io ero il fotografo di queste creature, però c'è una grande differenza tra me e loro, perché loro hanno dimenticato le loro origini del Godverse, ecco, ecco. E io invece l'ho mantenuta, ecco, ecco. È per questo che quando vi ho visto mi sono precipitato da voi, ecco, ecco, ecco. Dopo aver lavorato con loro sono stato licenziato perché mi ero addormentato una volta, ecco, ecco, e sono finito per strada. Però poi ho avuto un altro lavoro con un altro gruppo che vi faccio vedere una foto e mi hanno assunto loro e ho lavorato per loro sempre e sono anche in questa foto. Scommetto che eri il fotografo di questa foto, vero? Sì, ero il fotografo di questa foto e poi ecco ecco mi hanno licenziato di nuovo e ho vissuto per strada ancora. Sus, è una tristezza dietro l'altra la vita di questa povera creatura. Sus, che ne pensi? Come sta? Famoci una risata, perché altrimenti, ecco, diciamo, una dose di adrenalina pura. Cioè, quindi ha lavorato pure per questi, che come si chiamavano questi? Tipo i Sesame Street, insomma, cose strane. Pure loro palesemente da Godverse, che rifiutano di venire da Godverse, creature sus. E l'avete licenziato. Ma infatti, ma come vi permettete di licenziare un personaggio assurdo e positivo come Eco? E quindi, dopo essere licenziato, è vissuto per strada. E poi, ecco, cosa è successo? Dicelo. E poi ho trovato un altro lavoro e puoi mettere la terza foto. Esatto, ho lavorato anche per loro e indovina, ero in questa foto anche io come fotografo di nuovo. E poi, ecco, 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 e sono stato licenziato di nuovo e ho vissuto per anni sotto un ponte. Però poi, ecco, 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 ho visto questo canale Godverse e sono qui, ecco, ecco, ecco. Quindi hai lavorato anche per questi cosi strani. Ma poi quello ha la mascella storta. Comunque cose strane, incredibili. Sus, che ne pensi di questa vita piena di disperazione ma con un briciolo di ottimismo? Questa povera creatura del Godverse ha trovato lavoro 3 volte, è stata licenziata 3 volte e ha vissuto una vita triste. Però adesso ha visto in noi del Godo ed è venuta qui. E quindi, insomma, una vita piena di soddisfazioni per Eco, diciamo, circa. Sì, infatti questa intervista non sta andando nella direzione dell'ottimismo incredibile, però insomma stiamo assaporando una realtà dura e cruda incredibile. Posso dirti una cosa? Che c'è in camera che stiamo facendo la nostra intervista incredibile, ci interrompe pazzesco e assurdo, dici incredibile. Potrebbe tornarci utile uno come Eco. Camera, ne siamo già in tanti in questo ufficio incredibile e tu neanche cucini per tutti quanti. Sus, che ne pensi di questa tecnica sus del cameraman di non lavorare incredibile? Cameraman di idee più intelligenti ogni tanto, però uffi. Eco, una domanda per te, parlaci dei progetti per il tuo futuro. Progetti per Eco, ecco, 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 Eco vorrebbe un lavoro e magari stare a contatto con delle creature incredibili del Godverse come voi, ecco, ecco, ecco. Sus, che ne pensi di questa richiesta di Eco? Non lo so, cioè siamo in tanti in questo ufficio incredibile, però non so, vogliamo metterlo in prova? Vabbè dai, Eco, forza, vogliamo esaudire questo tuo desiderio, visto che sei venuto apposta incredibile per noi, hai stima per questo canale incredibile, sei una creatura del Godverse che ricorda di essere del Godverse, potrebbe essere simpatico come cosa. Cameraman, te lo affidiamo. Te pareva pure questo devo fare? Assolutamente, devi addestrare Eco e renderle un po' meno depresso. Quindi contento, Eco?
Eco? Sono felice, grazie di questa possibilità. Mi farò valere. Vado a pulire. Ecco. Visto, ragazzi, mi pare che l'ha presa bene come cosa. Vero, l'ha presa abbastanza bene. E vedremo come si comporterà Eco in questo ufficio incredibile. Comunque, ragazzi, noi vi ringraziamo per aver assistito a questa terza puntata dell'Antishow Incredibile. Noi ci abbiamo ancora i costumi addosso perché non ci abbiamo avuto tempo di levarci. Incredibile. Sus, saluta. E ciao, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Sus. Il vostro scritto vi saluta, Incredibile. E nella quarta puntata dell'Antishow non so di cosa parleremo, ma parleremo di cose sempre attuali, spicy e incredibili. Il vostro scritto vi saluta e ci vediamo al prossima puntata dell'Antishow Incredibile.